abbiamo dato continuità a quello che era cominciato 3 anni fa, cercando di migliorarlo, di allargarlo. Le società hanno risposto in maniera straordinaria, ha risposto anche la città, perché come diceva la Renzi più di 25 attività hanno aderito, avremo anche la partecipazione dei giovani che faranno dei concerti a Largo Ottaviani, perciò siamo molto molto soddisfatti e speriamo che apprezzi anche la città. Come dicevo prima in conferenza stampa, abbiamo fatto delle chiusure, chiedo pazienza ai cittadini della ZTL, ma spero che questo sia un evento che possa dare luce allo sport, ma che possa essere un evento per tutta la città e non solo per chi fa sport. Un'area di complessivi 22.000 metri quadri tra le vie del centro, te le ricordi tutte? Sì, partiamo da Piazza Ridolfi, interessiamo tutte le piazze, perciò Piazza Europa, Piazza dei Bambini, Piazza Repubblica, Piazza Tacito, Piazza San Francesco, tutto il Corso Tacito, Largo Ottaviani, Largo Michele, tutto l'asse che va dalla porta del varco di Piazza Dalmazia fino all'intersezione con il Corso Tacito. Ci tengo a precisare che questo è un evento fatto solo ed esclusivamente dagli uffici comunali, perché a volte li critichiamo, a volte li sproniamo, ma da questo punto di vista abbiamo fatto qualche affidamento esterno per quello che riguarda la security, ma tutta la parte organizzativa è stata fatta dai funzionari del comune, per un'amministrazione che a volte le amministrazioni sono sempre pachidermiche. In questo caso l'amministrazione ha lavorato in maniera molto celere e ringrazio veramente tutti gli uffici, perché tutto quello che troverete nella notte dello sport è stato fatto dagli uffici del comune. Lo sport sarà protagonista, 35 discipline sportive. Ci dici le cose un po' più particolari magari? Non voglio fare torto a qualcuno, è ovvio che magari ci sono alcune cose, magari diciamo quelle un po' più nuove rispetto all'anno scorso. C'è il calcio ballino umano, ci sono le danzatrici volanti, ritroviamo ancora i tavoli della FITET, i campi da tennis, il pugilato con il ring che è stato molto apprezzato l'anno scorso, il golf, la dama, il flipper, il tiro con l'arco sia con la federazione che con l'Interamna, la carabina col tiro dinamico, tutte le società di calcio, pallavolo, basket, rugby, e poi abbiamo tantissime esibizioni di danza ritmica e artistica, scuole di danza, perciò ci sarà anche tanta musica all'interno della città. E poi una cosa un po' magari particolare, qui a Piazza Ridolfi avremo esposto una barca di 8 metri con tanto di vela spiegata e in più tutte le associazioni motociclistiche e automobilistiche con auto nuove d'epoca che sicuramente saranno molto apprezzate dal pubblico. La data, assessore? Allora, la data la confermeremo domani mattina, perché è ovvio che quando si fa un evento all'aperto dobbiamo aspettare un po' la sicurezza delle previsioni, siccome l'anno scorso purtroppo durante la notte dello sport è piovuto. Abbiamo recepito quelle che erano le richieste delle società, ma anche della gente, di avere una data alternativa. La data alternativa è il primo weekend di ottobre, ma insomma posso dire al 98% che la notte dello sport si farà venerdì 20 settembre. Domani mattina vedremo le ultime previsioni meteorologiche, ci siamo dati come termine ultime domani mattina. Se sarà confermato il bel tempo come è confermato in questi ultimi giorni, domani daremo l'ok a tutte le società per farla venerdì 20 settembre, dalle 17 all'una di notte, dalle 18 all'una di notte. Alcuni si sono chiesti come mai di venerdì e non sabato. Perché è ovvio che noi come amministrazione comunale, facendo un evento, non volevamo andare a cocciare con quelli che erano altri eventi organizzati in maniera bella per la nostra città. La prima settimana c'era la festa di alternativa popolare, la seconda settimana di settembre c'era Umbria Jazz. La terza settimana, sabato, abbiamo il concerto di Loredana Bertè, non mi sembrava il caso di andare in concorrenza, in concomitanza con un evento bellissimo come quello. Domenica c'è la festa di Campitello e la settimana dopo c'è la notte dello sport a Napoli. Per rispetto del comune di Napoli, ma anche perché comunque noi avremmo voluto farla prima, ecco che l'unico weekend libero era questo, l'unico giorno libero era di venerdì. È ovvio che sarebbe meglio di farla di sabato, però da un certo punto di vista forse il venerdì viene incontro anche un po' più alle esigenze dei bar, dei ristoranti, che magari al sabato hanno già, non dico il tutto esaurito, ma hanno già una clientela abbastanza numerosa. Farlo il venerdì magari dà la possibilità anche a questi esercizi di poter avere più spazio. È ovvio che magari sono penalizzati un pochettino i bambini che vanno a scuola, però il sabato molte scuole sono chiuse,
e magari i bambini piccoli potranno divertirsi fino alle 9:30-10, calcolando che comincia alle 6, perciò credo che il tempo per poter far divertire anche i bambini facendoli andare a letto all'ora decente ci sia, e perciò abbiamo deciso di venerdì.